Benvenuti qui al Fin Comics on Stage. Siamo nel nostro spazio voluto da Lucca Comics and Games in questa terza giornata soleggiata di Lucca Comics. Ed è un piacere introdurre i nostri amici della scuderia di Shockdom. E abbiamo qui con noi l'autore di Drizzit, che è Pigio. Ciao, come stai? Ciao a tutti. Bene, un po' sbattutello, un sacco di gente. No, oggi. Ma non lo è nessuno. No, infatti, mi immagino che siate tutti freschi come delle rose, quindi tranquilli. Siamo proprio... Tra l'altro, no, guardavo proprio... mi pare proprio ieri, a un certo punto, di come ci siano i locals qui, no, i lucchesi, che a un certo punto gli viene la voglia... del tutto inconsapevoli che ci sono 100.000 persone così, voglio andare a fare jogging sulle mura, cioè, al sabato di Lucca Comics. E dopo siamo un po' stanchino. Ma anche spesa tipo al Carrefour, penso. Sì, che no, sia un'epopea prendere... al sabato. Allora, Pigio, siamo qui per parlare di fumetti e non solo, perché il nostro amico Pigio è l'autore di queste... di questo fumetto che inizialmente, mi dicevi prima, è nato come una semplice strip, giusto? Pubblicata periodicamente. Sì. E che poi è diventato molto di più, in effetti molto 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 di più. Un fumetto di ambientazione fantasy, ma che fa morire da ridere. Beh sì, adesso io lesinerei i giudizi soggettivi sul fumetto, magari c'è gente che fa cagare, non lo so. Io però ce la metto tutta, essendo il fumetto in sé una comic strip, quindi il classico fumetto umoristico di taglio americano, quello caratterizzato da una punchline ogni due o tre vignette che si certo. chiude così. E sì, dovrebbe far ridere teoricamente. Poi ambientazione fantasy, quindi molto apprezzabile dagli amanti del genere. Prende un po' in giro anche il fantasy più conosciuto, quindi quello dei giochi di ruolo, quello di Tolkien, quello di queste ambientazioni. Perché tu hai una grande passione per i giochi di ruolo, giusto? Sì. È una passione che si è trasformata in qualcosa di molto più grande, giusto? Allora sì, il mio... background culturale, cioè se io fossi un PG di Dungeons and Dragons saresti un D20 nella casella, saresti un D20. D20 non è un PG, guarda, è un PG secondo me, cioè, è un dado, il PG sono i personaggi giocanti, con tutti gli insulti che ho tirato a quel dado, fidati che si è personificato. Quindi anche tu hai esperienze del genere. Sì, però ti dico che più che giocare, ho giocato molto a Dungeons and Dragons, ma giocavo tantissimo a Cyberpunk, però vabbè. Ok, si conosco anche quello ovviamente, quindi figurati. Quindi hai trascorso un bel po' di anni della tua vita. Sì, ce li ho buttati in cantina parecchio, sì, esatto. No, ma ti dicevo, comunque il mio background culturale da questo punto di vista si rifà proprio ai giochi di ruolo classici. Io ho giocato per tantissimo tempo ai tempi del liceo. Forse ho cominciato anche alle medie, diciamo, di cominciare a giocare a Dungeons and Dragons con gli amici. E ho concluso, tra virgolette, questa parentesi della mia vita finendo con, collaborando con l'Asterion per i manuali di Dungeons and Dragons terza edizione, che uscivano proprio originali in Italia, come Nefandum, Creature del Terrore, Empirea, tutti questi manuali qua. Quindi proprio hai cominciato non solo con la passione, ma poi lavorando direttamente sull'opera. Sì, ho collaborato, diciamo. Lavorando nel mondo del GDR... essere un professionista nella creazione di giochi non è esattamente un lavoro, è sempre una cosa che si porta avanti per passione, che ti dà un margine di guadagno, che è più la soddisfazione di veder pubblicato quello che fai che non economicamente. E quindi ti è venuta l'idea di pubblicare queste strisce, appunto, queste strips ambientate più o meno in quello che potrebbe essere un universo fantasy assimilabile a Dungeons and Dragons, ma mettendoci tutta la tua personalità. Esatto. Raccontaci di questi personaggi. Per esempio, io vedo sulla settima edizione, ho qui la scheda, giustamente, in cui si ritrovano tutti i personaggi. Quindi abbiamo Katie, l'avventuriera, abbiamo il mezzo demone Wally, abbiamo la strega Baba Yaga e il nano Dotto. Chi sono questi personaggi? Raccontaceli un po'. Allora, quando ho iniziato Drizzit, che iniziavo quasi per scherzo, perché sai, era un inverno di quelli uggiosi e piovosi, e io da bravo fanatico della tecnologia passo a un Euronics a caso, vedo una tavoletta grafica, no? Dico, wow, la tavoletta grafica, non ho mai avuta una, compriamola.
Dopodiché mi ritrovo a casa con sta tavoletta grafica, non sapevo neanche che farci, l'avevo comprata proprio impulso, sai, così. E niente, ho cominciato, ho detto vabbè, fanno tutti qualcosa che mettono su Facebook, facciamo pure noi qualcosa. E per un anno sono andato avanti scrivendo e disegnando queste strisce con un'amatorialità nel tratto e anche nella struttura della cosa, che proprio erano proprio genuine, cioè underground. Le facevo per me, mia nonna e i miei amici che mettevano like, cioè, e basta, cioè, praticamente stiamo raccontando la sceneggiatura di Bigio Origins. Esatto, il nuovo personaggio. No, guarda caso il primo albo di Drizzt si chiama proprio Le Origini ed è un albo composto veramente da strisce che, se non formassero l'esordio di Drizzt al pubblico, forse non varrebbe neanche la pena pubblicarlo, per quanto sono amatoriali, per quanto sono poco professionali. Poi io pian piano ho imparato a disegnare. Adesso c'è qualcuno che mi dice anche: oh, che bello il tuo stile, è migliorato. No, io gli dico sempre: guarda, si chiama imparare a disegnare, perché non è che ho migliorato uno stile, capito? Ho imparato a tirare una linea dritta con la matita, che è una cosa diversa, ok? E quindi adesso, quando le strisce hanno cominciato ad avere un po' più di essere un po' più accattivanti, no? che la gente le vedeva sul social, no? E diceva: ma questa è carino, questo disegno, andiamo a vedere. Lì ho cominciato ad avere un po' di seguito, che poi mi ha portato alla successiva pubblicazione per Shockdom. E quindi sei stato adottato appunto dalla grande famiglia di Shockdom, che ha continuato a pubblicare i volumi di Drizzt, che sono diventati una pubblicazione veramente di successo. Ma non solo. Questa è una bella cosa, questa è la roba che volevamo proprio raccontare. Cioè, a un certo punto Drizzt ha evoluto la sua stessa forma ed è diventato addirittura un gioco. Beh, questa ce la devi raccontare. È diventato due giochi. Spara, 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 dopo, senza ritegno. Dopo un po' che, insomma, il successo editoriale di Drizzt, che poi parlare di successo editoriale in questo caso è, come ti raccontavo prima nel retroscena, è molto, secondo me c'è molto da discutere sul metodo di pubblicazione del mio fumetto e sul ritorno editoriale, proprio anche economico, di vendite del manuale. Perché, come ti dicevo, le raccolte di Drizzt essenzialmente sono il mio lavoro di un anno, che ogni volta che concludo una serie viene raccolto in cartaceo e pubblicato. Quindi effettivamente i miei lettori che vanno a comprare la raccolta che è appena uscita, per esempio dell'ultima serie di Drizzt, l'hanno già letta certo. Tutta, ma questo si chiama affetto, questi si chiamano, c'è fans, c'è un qualcosa che possiamo chiamare fidelizzazione, che possiamo chiamare affetto, possiamo chiamarlo entusiasmo, no? Nell'avere proprio la raccolta nel proprio scaffale, no? Che li porta comunque a sostenermi in qualche modo, no? Io non credo che questa cosa venga fatta per farmi un favore, sai, no? Per facciamolo mangiare questo autore, no? Così. Io penso che a loro piaccia veramente quello che faccio, e il modo in cui si concretizza questa cosa è nel collezionismo tipico di tutti quelli che adesso stanno qui in questa fiera, che a un certo punto, se a te piace tantissimo una cosa, tendi a volerla stringere tra le mani, ad avere qualcosa che lo testimoni. Sì, il feticcio. Che lo testimoni, esatto. Certo. E quindi gli albi vendono per questo. Quando siamo arrivati a vendere parecchi di albi, che io attualmente faccio, casomai qualcuno mi volesse fare la domanda: cosa fai per lavoro vero? Ecco, faccio questo. Quindi non faccio altri lavori. Ciao mamma, non è un sogno, si può fare davvero. Si può fare. E mi hanno proposto di fare dei giochi, sia il gioco di carte che è uscito per Postscriptum Games, che il gioco di ruolo che è uscito per Minigames Studio, che sono due giochi paralleli, perché il gioco di carte è praticamente un gioco da tavolo, un board game, quindi si gioca con le carte, è molto anche più adatto a meno di nicchia, diciamo, no? È più facile, sì, che i miei lettori si comprino il gioco di carte e che si ritrovino la sera a giocare al gioco di carte di Drizzt. Il gioco di ruolo invece, come sappiamo tutti chi lavora nel campo dei giochi di ruolo, è un prodotto di super nicchia, e tuttavia per me è stato il chiudere un cerchio, perché sono partito da lì e sono tornato lì ed è andato bene, sono andati tutti e due benissimo. Addirittura
Quindi con tutto il tuo character design all'interno, con tutto quello che è proprio la tua personalità. Sì, 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 tra l'altro io ero... E chissà quanto hai rotto le palle per il manuale del regolamento. Abbastanza, ecco. Però devo dire che per me è stato anche bello, siccome anche dal punto di vista del ecco, Minigames Studio, no? Una casa editrice che lavora su giochi molto semplici, giochi di ruolo molto semplici, che fa molta vendita a Lucca e alle fiere, no? Come quasi tutti i giochi di ruolo, poi al di fuori delle fiere è difficile trovare il manuale, lo devi ordinare, no? Se lo vuoi. Ecco, con loro ho collaborato moltissimo, anche mettendomi a disposizione proprio per fare illustrazioni originali per il gioco di ruolo, materiale aggiuntivo. Gli dicevo proprio: se avete bisogno di qualcosa, fare uscire una scheda di un personaggio, ditemelo, vi faccio il disegno del personaggio. Cioè, anche questa cosa è molto importante. Per chi segue il fumetto, aprire il manuale del gioco di ruolo e trovarci dettagli di ambientazione che nel fumetto probabilmente non rivelerò mai, sono solo nel gioco di ruolo, è una cosa entusiasmante. Chiudi il cerchio praticamente. Esatto. Ma questo è fighissimo perché, cioè, ti dà una trasversalità poi anche come autore che è decisamente molto anche singolare, perché non è che è una cosa che capita veramente così, così spesso, no? Beh, diciamo che in genere chi lavora, soprattutto gli autori di webcomic, che sono quelli che poi essenzialmente hanno un vasto pubblico online, che sono seguiti su Facebook, sui social, in genere tendono tutti, quasi tutti, a fare il passo del gioco dopo dal loro fumetto, perché è un modo di mettere sul mercato un altro merchandise, ok? Certo. Anche se poi magari loro non sono appassionati di gioco, ok? Viene comunque proposto loro. Io invece ho aspettato, cioè non vedevo l'ora che me lo chiedessero di fare una cosa del genere, perché nel momento in cui me l'hanno chiesto, ma... Scusi, signor Luigi, lei sarebbe te? Sì, okay. Sì, facciamolo. Adesso, ora. Beh, questa è veramente una bella cosa. Ovviamente sei ospite, chiaramente, con i tuoi colleghi di scuderia giù nel padiglione Shockdom in Piazza Napoleone. Immagino che si possono trovare tutti i volumi. Allora, io ho una vita duplice, quindi nel senso che, appunto, essendo sia autore di fumetti che di giochi, io sono alternativamente la mattina da Shockdom nel padiglione Passaglia, che è Piazza Napoleone, e il pomeriggio nell'area Games, il padiglione di Minigames Studio Postscriptum. Non ti credo. Che stanno là. Non puoi arrivarci a piedi, è impossibile. Guarda, faccio 8 ore di dediche al giorno, quindi 3 e 3, quindi mi alterno con loro. Come ci arrivi? È impossibile. Lo so, la domenica è un po' difficile, però ti dico che è la soddisfazione anche di vedere gente che al padiglione Games chiede il fumetto, e oppure che al padiglione di Shockdom chiedono il gioco, e quindi è una cosa veramente figa. Bigio, io sono veramente contento, perché di autori così talentuosi credo che ce ne sia sempre bisogno, ma soprattutto della tua creatività, perché mettere in piedi un progetto del genere, mi rendo conto che magari, sai, per qualche nostro coetaneo, anche magari per qualche più giovane, che viene questa idea, ma mi piacerebbe provare a realizzare un gioco, sì, ma quelli sono già famosi. Invece tu sei la dimostrazione di come partire dall'underground con l'impegno, la costanza, la dedizione, l'allenamento anche, perché il tuo stile si è proprio evoluto, si riescono ad ottenere dei grandi risultati. Grazie, giusto? Anche per aver detto stile anche tu. Ti piace, vero? No, nel senso, ti ripeto che si chiama imparare a disegnare, grazie mille. Ecco, ma è così che deve essere, è così. E allora, ragazzi, noi vi invitiamo tutti quanti a seguire il nostro buon Bigio su tutti i suoi social, giustamente, di andare sul sito di Shockdom o a visitare ovviamente il padiglione in Piazza Napoleone. Anche i fumetti di Bigio finiranno sull'applicazione Yep, giusto? Sì, sì. E quindi potete trovare anche tutti quanti digitale, ma ovviamente non è solo Drizzit, c'è anche The Author, giusto? Cioè, io quasi la tua... Sono super prolifico, quindi in realtà io, ecco, faccio altri fumetti, altro materiale, per esempio M, che adesso qui a Lucca esce il volume 2, è una collaborazione con Emanuele Tonini, che è l'autore di Deficiency and Dragons. Io lo sceneggio, lui lo disegna, e Albo Turturici, che è quasi il colorista ufficiale di Shockdom, lo colora. Ed è un fumetto fantasy, questa volta classico, di quelli che si legge pagina dopo pagina. Faccio anche The Author, che è un altro fumetto che esce ogni domenica a tavola. Adesso è raccolto in 2 volumi, sempre ogni per domenica. Shockdom. Ogni domenica. Pensa, iniziava come il domenicale di Drizzt.
Brexit. Cioè, la prima volta che l'ho pensato, ho detto: avete visto le strisce comic americane? Fanno sempre il domenicale, la domenica a pagina intera. Sì. Lo voglio fare anch'io. E quindi ho fatto il domenicale, che però invece di parlare del fumetto, parlava dell'autore del fumetto. E poi anche quello è diventato un fumetto a sé. Adesso è una realtà che si muove da sola, autonoma, già due volumi pubblicati e prosegue. Bigio, a parte che ho già fatto prima i complimenti a Lucio, perché ogni volta lui ci vede lungo, sempre, ed è veramente, da quel punto di vista, è uno scout eccezionale. Io non posso fare altro che ringraziarti di essere stato qui con noi nel nostro spazio di Fin Comics on Stage. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Tra l'altro, cioè, bisognerebbe inquadrarlo, perché veramente lui è l'unico che, cioè, c'è proprio la sua firma, cioè sul pass. Fallo vedere alla camera, che la mettiamo in primo piano. Ecco che, cioè, non esiste Luigi, esiste Bigio qui. Sì. Quindi lancia un saluto a tutti i nostri amici di Fin Comics, di Luca Comics, affinché continuino a seguirti. Grazie per il sostegno che mi avete dato fino adesso, grazie per la passione, l'entusiasmo, i cosplay che ho visto in fiera, che siete tutti bravissimi e bellissimi. E ci vediamo in giro qua e là per Luca Comics. Continuate a seguirci e continuate a seguire questi ragazzi che sono veramente fichissimi. Bigio, noi ti ringraziamo e grazie di essere stato qui con noi. Grazie a Fin Comics on Stage. Grazie a tutti. In bocca al lupo, ciao a tutti, raga.